Intanto grazie mille alla Camera di Commercio di Udine per aver invitato un lobbista a parlare di una professione e di un'attività non sempre, spesso bistrattata, non sempre valorizzata, qual è quella del lobbying. Lobbying significa, a mio avviso, valorizzare il processo democratico, cioè dare voce a tutti gli interessi che entrano in gioco nel momento in cui il legislatore pensa a una nuova normativa, a un nuovo quadro legislativo, e permettere a tutti di esprimere la propria posizione in maniera trasparente, in maniera naturalmente verificabile anche dai media, dall'opinione pubblica, per dare maggiore qualità alla norma stessa. Peraltro in questi ultimi mesi sia il Ministero dello Sviluppo Economico prima, oggi la Camera dei Deputati si stanno anche dotando di una serie di regolamenti che garantiscono in maniera ancora più forte questa trasparenza e questa possibilità di cooperare insieme per una legislazione che sia migliore e più efficace. Sua parola chiave per il futuro. Cooperazione è la parola chiave per il futuro. In quest'epoca di populismi passa il messaggio della semplificazione. Viene raccontato sempre che c'è un interesse della gente contro l'interesse dei palazzi, delle élite, delle oligarchie. Questo rischia di farci perdere di vista una cosa molto importante, cioè che nella società ci sono interessi contrapposti, ci sono ragioni diverse, non ci sono ragioni e torti. A volte magari il torto è la ragione di una minoranza troppo ristretta per legittimare la sua richiesta. Qui a Udine abbiamo parlato molto di lobbying, del modo in cui sta cambiando il lavoro del lobbista e di che ruolo ha nel processo democratico. La morale è una sola: se è chiaro il modo in cui si prendono le leggi ed è chiaro il modo in cui interessi diversi si confrontano, permettendo al decisore politico di scegliere l'interesse generale, di scegliere in base ai propri valori, in base alla propria ideologia, allora il processo democratico ne guadagna. Guarda. Vai, se invece. Se invece le decisioni vengono prese con un emendamento infilato a tradimento di notte in un decreto che nessuno sta guardando e ci se ne accorge sempre troppo tardi, quando guardando i testi legislativi, poi si dice: oh, ma cosa ci fa qui questa norma? Ecco,